stiamo ribadendo questa iniziativa che ha riscosso già nelle precedenti grande successo. Lo stiamo facendo per una doppia finalità. La prima è certamente quella di rendere la città più pulita, ma secondariamente è un momento che per noi serve a far cultura. Attenzione dei cittadini, perché la battaglia della città pulita non è una battaglia che può essere vinta da un uomo solo in testa, ma è una battaglia che va condotta congiuntamente dall'azienda dei servizi, dall'amministrazione comunale, ma soprattutto con la grande e forte collaborazione dei cittadini.